Le nuove competenze scendono in campo, ne parliamo con due colleghi, ritrovo con piacere Stefano Agnellini, direttore della rivista Trattori. Ciao. E un altro giornalista, Daniele Bettini. Buongiorno. Ragazzi, lascio a voi la parola, perché che cosa vuol dire le nuove competenze scendono in campo? Allora, questo è un titolo di appunto un incontro che finalmente è possibile fare in presenza qua a lei, ma si inserisce in un contesto di un tour che fino ad oggi era virtuale, perché abbiamo appunto affrontato vari temi che riteniamo tra i più caldi attuali, non solo della meccanizzazione agricola ma del settore agricolo, che abbiamo percorso durante l'anno più o meno con una cadenza mensile attraverso webinar. Questi incontri appunto rappresentavano tutti i temi secondo noi più importanti, quindi che ruotano attorno all'agricoltura 4.0 ovviamente, ma anche ad altri temi, anche istituzionali. Abbiamo parlato di PAC, abbiamo parlato di innovazione in campo, quindi di automazione, robotizzazione, intelligenza artificiale, insomma chi più ne ha che ne metta. Tutta questa tecnologia appunto del mondo agricolo che sta cambiando a una velocità anche abbastanza impressionante, abbiamo parlato ieri col Trattoria come stanno cambiando i mezzi, come sta cambiando appunto la tecnologia, ha bisogno di competenze, perché effettivamente ci sono dei ruoli che fino ad oggi non c'erano per capire come funzionano tutti questi nuovi dispositivi, ma non solo sulle macchine, perché poi si parla appunto di intelligenza artificiale, di sensoristica, di big data, di aziende che propongono delle soluzioni che interagiscono magari con i costruttori più tradizionali di macchine, che fino a qualche anno fa non avresti mai pensato di trovare a lei, ma no Daniele? Sì, la cosa interessante è proprio affrontare un tema tra virgolette così tradizionale come quello dell'agricoltura con player che normalmente o che fino ad oggi in questo mondo non ci sono mai stati. E quindi, non so, abbiamo parlato e parliamo con Arduino, che fa hardware e che apparentemente parla un linguaggio anche molto lontano da questo mondo. Invece adesso ha preparato una scheda legata al precision farming e alla gestione dell'acqua, quindi un tema molto, molto attuale. Dall'altro abbiamo Almaviva, un player che ha sempre lavorato nel mondo dell'agricoltura, ma che in realtà è un system integrator, e quindi l'informatica e per esempio i dati diventano finalmente centrali anche in questo mondo, perché le sfide che l'agricoltura deve affrontare sono legate, ahimè, necessariamente a un processo di ottimizzazione legato alle, appunto, che le nuove tecnologie consentono, mantenendo o migliorando la qualità e proteggendo la biodiversità, perché questi poi sono in realtà i grossi temi che corrono di sottofondo, ecco. Posso farvi una domanda, diciamo, da pubblico, non da collega? Parliamo tanto di grande tecnologia, l'abbiamo detto più volte, insomma c'è più tecnologia, dicevamo ieri col Presidente Malavolti, su una macchina agricola, a volte che su un'auto sportiva, perché è un dato di fatto. Però noi che siamo dei comunicatori, mi rivolgo a voi, raccontarlo, spiegarlo al mondo agricolo non è poi così semplice effettivamente, cioè ci va un linguaggio molto chiaro, molto, è vero che le nuove generazioni hanno un'altra visione, un'altra, cioè una mente più ampia, però il mondo agricolo poi alla fine dei conti è quello che va poi sul trattore a lavorare, quello che deve rispettare la natura, è quello che deve rispettare, comunicarlo, voglio dire, è anche un bel impegno. Allora, dal mio punto di vista il tema è molto connesso a quello del digital divide e a un tema generazionale, perché tutti i giovani utilizzano delle tecnologie nella vita di tutti i giorni che sono molto più avanti di quelle legate ai mezzi di produzione spesso. Certo. Cioè alcuni telefonini hanno dei computer che sono infinitamente più potenti di quelli appunto dei computer che magari utilizzi nella vita di tutti i giorni. Quindi il problema, temo che sia culturale ed è uno scoglio che necessariamente ci troveremo ad affrontare, ma anche a superare, credo, molto rapidamente, perché anche perché se ho ben capito il futuro dell'agricoltura è la tecnologia, cioè se vogliamo fare un discorso, è vero Stefano? Sì, no, assolutamente, quello che dicevi tu prima è stato un po' anche il tema di oggi, nel senso tutte queste aziende, soprattutto i nuovi player che si stanno affacciando nel mondo dell'agricoltura, non hanno difficoltà nel comprendere
capire quali siano le tecnologie e quali siano quelle che più servono a questo mondo, hanno proprio difficoltà a comunicarle, ma comunicarle in primis a chi possono essere i loro interlocutori, quindi i costruttori in questo caso di macchine agricole, e in seconda battuta all'utente finale. Noi abbiamo parlato di questo tema anche con i contoterzisti, perché poi, come sai, sono la categoria associativa che più utilizza tecnologie in Italia per quantità di superficie coltivata e per numero di macchine, no? Quindi anche loro effettivamente dimostrano una certa lacuna in questo senso, non hanno chi li istruisce su questi tipi di procedimenti e di tecnologie. Forse ci dovrebbe essere la possibilità. Questa è anche chiamare un'opportunità di lavoro, però. Sì, esattamente. Infatti. Sì, no, poi diciamo che una provocazione, visto che siamo alla TVTA, ma per parlare di cose belle, esatto, ma anche dei problemi. Cioè, mi viene da dire che ci sono dei nuovi player che si stanno affacciando sul mondo dell'agricoltura che non possono essere ignorati, e il valore aggiunto delle produzioni, probabilmente anche dei mezzi meccanici, probabilmente si sta un po' spostando al di fuori di quelle che sono le macchine più tradizionali, e quindi imparare a gestire il cloud, imparare a gestire i dati, imparare queste nuove tecnologie vuol dire portarsi a casa il valore aggiunto che se non fai, e delle competenze che se non fai tu le fanno gli altri, arrivano dei player esterni e le fanno al posto tuo e si prenderanno una fetta cospicua della torta, certo, ahimè, e che rischia di essere sempre più importante. Tocchiamo un ultimo argomento, hai citato il PSR, ho pensato subito al costo, cioè il costo di questa tecnologia, chi lo affronta poi? Oggi è una scommessa per certi versi, è proprio il punto, infatti ci vorrebbe, allora diciamo che il finanziamento, diciamo l'agevolazione fiscale sul 4.0 ha dato un impulso fortissimo a questo tipo di mercato, a questo tipo di tecnologie. Però questa cosa dovrebbe diventare strutturale, non può essere legata a un incentivo, quindi attualmente se non ci fosse questo tipo di incentivo ovviamente l'imprenditore agricolo o il contoterzista si assume il rischio di acquistare maggiori tecnologie che magari non le conosce neanche troppo bene, per poi non sapere se l'ammortizzerà in seguito. Questo appunto, proprio abbiamo citato i contoterzisti, è uno dei loro grandi dilemmi e problemi. Sì, diciamo. Però, che appunto la questione è dibattuta, chi propone digitale e nuove tecnologie dice che l'ottimizzazione e il miglioramento che tu hai dall'utilizzo di queste nuove tecnologie si autoripaga. Okay. E quindi tu risparmi talmente tanto in input, per esempio, perché il processo attuale è molto svantaggioso e molto costoso, che il tuo investimento si ripaga automaticamente. Questo poi non sappiamo se concretamente sia così, anche perché non ne abbiamo di esempi di messa a terra completa. Ma guarda, già l'anno prossimo potremmo parlarne con qualche dato in più. Esatto. Qua, magari nello stesso salotto. È un momento in cui stiamo vivendo alcune fasi di grandi dubbi. Stefano Agnellini, Daniele Bettini, grazie di essere stati con noi, è sempre bello dialogare con dei grandi professionisti. Grazie a te. Grazie a voi.